Buongiorno a tutti ragazzi, come state? L'avete un po' smaltita? L Avete ritrovato un po' lo smalto, il sorriso? Perché iniziare la settimana con le pagelle è qualcosa di strano, di inusuale. Solitamente le pagelle ve le porto sempre o a ora di pranzo o dopo mangiato. Invece, avendo giocato alle 12.30, abbiamo concluso quella che è l'analisi a caldo e un po' più a freddo della partita nella giornata di ieri e oggi appunto iniziamo con le pagelle. Nel video che vi ho portato ieri, il secondo post partita possiamo chiamarlo così, vi ho detto che sono molto preoccupato per lo stato di forma della Juve e poco importa se il Milan e l'Atalanta hanno pareggiato, il Napoli ha pareggiato, vedremo stasera eh, la Roma, la Lazio e tutte le altre mi mm, importa poco questo, mi importa della Juve, perché poi andare a Napoli non è tanto lo scontro diretto Col Napoli, che è lontanissimo in classifica. e il fatto è che in 90 minuti può succedere di tutto. E il Napoli lo sappiamo. Quando arriva la Juventus, si trasforma per loro. La partita della vita, a maggior ragione all'interno di una stagione, che per loro è abbastanza amara. E sono convinto che venderanno caro la pelle, daranno tutto loro stessi, forse fino alla morte dal punto di vista sportivo, ovviamente, per cercare di impedire alla Juventus di vincere. E questi tre punti col Frosinone non possono essere considerati scacciacrisi. Ne ho già parlato nel video di ieri, non voglio ripetermi. Oggi voglio soltanto analizzare le prestazioni dei protagonisti, a partire dal solito Massimiliano Allegri che si becca a 4,5. Non mi importa che la Juventus vinca non mi portano i tre punti. In casa col Frosinone raggiungerli al 95 dopo una partita di questo tipo è francamente troppo, soprattutto se all'interno di una crisi nella quale la Juventus non trova uscita e anzi, secondo me dalla partita ieri confermiamo di avere ancora dei grossi problemi e questo 4 e mezzo Allegri non è dettato dal fatto che la Juventus non gioca un buon calcio, dal fatto che eh, ci sono delle scelte di formazione o delle scelte di lettura di cambi di sostituzione dei giocatori che non mi convincono. Vi spiego che il 4 e mezzo d'Allegri per gran parte è decretato dalla confusione, dal caos, dalla poca organizzazione che l'allenatore non dà alla squadra. Quando vedo la Juventus aperta, spaccata, mi chiedo ma a maggior ragione in questa stagione, con una settimana intera per lavorare. Ma su cosa sono state messe le mani? Questa è la, la cosa che più mi manda in bestia, devo dirvi la verità. Al di là di tutte quelle che sono le considerazioni che si possono avere, le, ognuno di noi ha un motivo per eh, essere soddisfatto, essere meno soddisfatto del lavoro del Legri. Ecco, questo è il mio. La confusione, il caos. Perché io posso capire il discorso legato a. La tecnica dei giocatori che magari, però quando poi è il Frosinone a venire a Torino e fare quel tipo di partita lì, non potete dirmi che il Frosinone ha dei giocatori migliori Juventus dal punto di vista tecnico, dal punto di vista motivazionale, dal punto di vista del coraggio. Quella è semplicemente organizzazione che si ottiene con il lavoro settimanale, provare e riprovare una determinata cosa. E allora mi domando in settimana che cosa fa? Perché, se è il Frosinone che riesce e poi perde perché, dal punto di vista tecnico, è meno della Juve, ma, ma decisamente meno, tantissimo meno della Juve, perché loro riescono a essere organizzati. Loro come tanti altri. Questa cosa qui è una cosa che non mi va giù. Proprio non, non riesco a, a digerirla, questa cosa qui. Voto sei a Scesni, perché all'interno di una giornata del genere si possano trovare delle grandi colpe secondo me dal punto di vista individuale nella difesa ma non nel portiere perché i due gol che, che subisce Cesny nascono da delle disattenzioni vere e proprie da parte dei giocatori di movimento l'unica colpa se vogliamo da parte di Cesny è non aver effettuato due miracoli mi sembra una colpa un po' non colpa ecco diciamo così quindi 6 per Cesny tutto 5 invece per Bremer, non so se eh, quella munizione gli ha un pochettino limitato la giornata, se magari quel cartellino giallo è andato a spezzare quella che è la grinta di Bremer o la concentrazione di Bremer. Ma non mi è piaciuto, anche perché la Juventus è stata un agglomerato di, di giocatori fermi in occasione del gol di Kedira. Non si può francamente vedere tutti quei giocatori fermi, tra cui Gatti, tra cui Bremer, tra cui Rugani stesso. Gatti e Bremer non mi sono piaciuti, ma così come non mi è piaciuto nemmeno Rugani, devo dire la verità: ha maggior ragione sul gol del, del 2-1 del, del Frosinone, dove tra lui e Kostic fanno una, una dormita che, che è troppo clamorosa. Però poi Rugani fa quel gol lì che ha un'importanza immensa e decisiva all'interno della partita, e quindi la valutazione va su. Per forza di cose, poi non arriva ad essere un voto astronomico. Però ieri la difesa della Juventus non è stata attenta, è stata anche a tratti bullizzata da quello che è un frosinone con 23 punti in classifica, pessima difesa, la peggiore del campionato, squadra che, che sta lì, lì per la salvezza e vedremo se alla fine si salverà oppure no. E non posso credere che la difesa della Juve venga bullizzata in questo modo. E ancora una volta, in questo momento... Viene a domandarsi la Juventus difendeva bene o difendeva in tanti? Perché adesso abbiamo iniziato a difendere in tanti e difendiamo male. Prima difendeva bene, difendeva meglio, sicuramente. Poi, dal punto di vista dell'organizzazione, beh, quello ne abbiamo già parlato e quella è tutta roba che, che va attribuita all'allenatore. Quattro e mezzo a Kostic, perché ancora una volta, quando si, si subisce gol e vai a vedere le azioni in cui si subisce gol, il suo zampino c'è sempre. Una sua disattenzione c'è sempre, o comunque un qualcosa dove non è stato particolarmente attento. E per il resto della partita, un fantasma, non c'è praticamente mai stato in campo. Quindi Costi ci si becca un 4, mezzo e si becca anche un punto interrogativo da parte mia. Nel senso, com'è possibile che questo sia sempre titolare inamovibile? Credo che ne abbia saltata una di recente e poi basta, dove è stato in panchina per il resto, gioca sempre. È inutile. Poi, in questo momento gioca uno, gioca l'altro, cambia veramente poco. però. Kostic del mordente in questa stagione praticamente non ce l'ha mai messo 8-5 Rabiù eh, si fa male, non ci sarà molto probabilmente col Napoli vedremo quali saranno i tempi di recupero però manca eh, quel Rabiù pesante anche ieri Allegri in conferenza stampa ha detto che a Verona non aveva fatto una gran partita ma che poi aveva fatto gol eh, ci manca il miglior Rabiù dato che va in scadenza di contratto e bisogna capire anche cosa fare con Rabiù avremo bisogno di... Di quel passettino in più da parte di un giocatore d'esperienza come lui ci serve per forza di cose perché a centrocampo, se no, siamo troppo poco. Così come è stato troppo poco Locatelli non ci si può far saltare, non ci si può far saltare in quel modo lì. Non può esistere nel mondo che uno vada così molle, col, col culo girato a concedere il cross a quelli del Frosinone. Poi eh, ci sono le colpe della difesa che abbiamo già analizzato, che stanno tutti fermi, ma Locatelli. Al di là di quella roba lì all'interno della partita è ancora troppo poco, è ancora troppo poco, e adesso ci mette anche molto meno la gamba rispetto a prima. Abbiamo passato tutta la prima parte della stagione a dire Locatelli dal punto di vista dell'impostazione pecca perché Allegri non gli domanda quello, gli domanda del, di, di schermare, di, di, di difendere anche in più di essere un vero e proprio mediano, ecco adesso da quel punto di vista lì, Locatelli sta comunque facendo male. Se prima aveva una piccola giustificazione, adesso. Non c'è più neanche quella. Poi, Locatelli per me non sia il giocatore che deve giocare quel tipo di partita con quei compiti lì. Per me è un dato di fatto. Vedremo se nel futuro, magari con un'altra guida tecnica, questa cosa cambierà e potremo avere un giudizio differente su Locatelli. Voto 7 a McKinney. Quello stop che fa sull'occasione del gol dell'1-0 di Dujan Vlaovic è merce rara. cioè Tenetevelo stretto. Quello è uno stop con un coefficiente di difficoltà altissimo, con un tasso tecnico elevatissimo, e McKenney ne fa due, eh? ne fa due di assist a Dusa Vlaovic. I due gol di Vlaovic sono due assist di McKenney, all'interno di una prestazione di sacrificio atomico, veramente puro sacrificio da parte di McKenney. Poi qualche errore, perché McKenney fa i disfa, però se fai e sbagli mi va bene, se sbagli senza fare no, e quindi McKenney è assolutamente un giocatore da premiare all'interno di questa partitaccia della Juventus. Commette degli errori grossolani anche dal punto di vista del palleggio, dal punto di vista dei passaggi, come in occasione di, 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 di quella ripartenza che concede a Sule, che poi va eh, ad allargare su Caiorghi. Ed è proprio lì che McKenney si fa male. Lussazione alla spalla, anche lui molto probabilmente non ci sarà con il Napoli, o se ci sarà, avrà un recupero lampo. Sarà difficile, sarà dura, però McKenney si porta a casa la pagnotta. Voto 7. Voto 5,5 Cambiaso, Non assolutamente la sua miglior uscita. Poi è sempre uno di quelli che ci prova, va a prendere il pallone, prova a giocarlo, prova a crossarlo due o tre volte. Eh, Cambiaso ha provato a mettere dentro dei palloni interessanti, ma non ha la miglior prestazione di Cambiaso: assolutamente no. Ho quattro e mezza Chiesa, perché credo che Allegri, Locatelli, Kostic e Chiesa siano stati purtroppo l'emblema di, di questa pessima prestazione della Juventus. Se, se i primi tre li abbiamo già analizzati, adesso passo a Federico, che è un giocatore per il quale io stravedo, e lo sapete, io sono veramente profondamente innamorato di Chiesa. Adesso la domanda che mi viene da farmi è, è un discorso fisico? E ci può stare perché, se uno non sta bene fisicamente, e per me oggi, Chiesa non può essere titolare nella Juve a meno che non si voglia provare il Tridente, chiese Ildiz Vlaovic. Ma oggi, Chiesa sta meno, meno, meno meglio rispetto a Ildiz. Ildiz va di più rispetto a Chiesa, anche se Ildiz sta già andando meno rispetto a quando è entrato, oggi Ildiz sta meglio di Chiesa. E un conto se me li metti tutti e tre insieme e vuoi giocare col Tridente, un conto è se devi supportare Vlaovic. E Chiesa oggi non è pronto, perché se non sta bene dal punto di vista fisico, Federico Chiesa non può essere un giocatore determinante. Ma è solo qualcosa dal punto di vista fisico, c'è cioè anche dell'altro, perché se dal punto di vista fisico ci può stare, se c'è dell'altro ci sta meno. Poi cosa ci può essere? Non lo so, può essere di tutto, può essere eh, la rabbia per la gestione che gli è stata concessa può essere eh, le idee sul futuro, dato che un contratto in scadenza 25 magari non si sta parlando effettivamente di questo, può essere un discorso che si pensa già degli obiettivi diversi come quello dell'Europeo di quest'estate, perché la stagione della Juve adesso è in una sorta di vortice, queste cose ci stanno meno. Se un discorso fisico ci sta, queste cose ci stanno meno. Che cosa ha Federico Chiesa? Boh, io non lo posso sapere. Eh, io azzardo. Lui e Allegri non si trovano, non si trovano proprio per caratteristiche, credo che non ci sia quel legame empatico tra i due. E quando manca poi quel legame lì e quando manca un po' il sostegno da parte dell'allenatore e da parte del giocatore, si creano delle situazioni non bellissime mi dispiace perché ribadisco per me Federico Chiesa è un punto di riferimento per questa Juve, credo che sia un giocatore importantissimo per questa Juve, credo che non ci si debba dimenticare di quello che è Federico Chiesa, dell'importanza che ha Federico Chiesa però adesso è il momento di tirar fuori tutti quel qualcosa in più a partire da quelli che lo possano dare, Chiesa lo può dare Chiesa è uno di quelli che lo può dare di più in assoluto e allora se è un discorso fisico lo capisco se è un discorso di un altro tipo faccio fatica a comprenderlo Votto 9 a Dusan Vlaovic come sul suo numero di maglia, perché... Chiesa sbaglia un'occasione, no? è una delle poche volte che ha toccato il pallone ieri, è la palla che gli ha dato Vlaovic, il gol del 1-0 che lo fa Vlaovic, il gol del 2-2 che lo fa Vlaovic, la palla Rogani di testa che gli ha dato Vlaovic. Ragazzi a un certo punto è stato Vlaovic contro il Frosinone, eh. è lo stesso discorso che stiamo facendo adesso a Chiesa, l'abbiamo fatto anche per Vlaovic perché c'era un momento in cui Vlaovic sembrava un problema per la Juventus, anzi per me è stato un problema per la Juventus Vlaovic in un determinato momento di questa stagione. Stessa cosa oggi possiamo dirla per Chiesa, però poi quando Vlaovic è iniziato a star bene di testa, di gambe, di fisico, mentalmente tutto. Questo è Vlaovic. Un giocatore che ha questi margini qua di miglioramento. Io la stessa cosa me l'aspetto da Chiesa, e ripeto: un conto è il fisico. Vlaovic non è stato bene, ha avuto la pubagia. Abbiamo visto la differenza tra il Vlaovic l'anno scorso e quello di quest'anno. Chiesa viene da un infortunio molto pesante. Quindi. Io sono disposto ad aspettarlo, Chiesa, se è un discorso fisico, esattamente come abbiamo aspettato Vlaovic. E guardate qui i risultati: Vlaovic in questo momento è il giocatore che in Europa ha segnato di più nel 2024. Cioè, mica capisce fichi, eh? All'interno di questa Juve qua, di questa Juve qua con dei problemi, di questa Juve qua che sta facendo fatica. Quindi, Dusan Vlaovic oggi è la Juventus. Se abbiamo detto che era pro un problema per la Juve qualche mese fa, oggi Vlaovic è la Juventus e mi tocca ancora sentire che però a Milano con lo stop con l'Inter ragazzi questo qui sta segnando da ogni dove. Ve lo dico anche in forma dialettale, segna da ogni cantone. Dusan e alla Juventus. Questo è Vlaovic il pendenti, assolutamente sì. Attaccati con le unghie e con i denti al nostro numero 9, come il voto in pagella di oggi. Alcaraz voto 6 e mezzo, entra al posto di Rabiot, ci mette un po' di tempo a partire, però poi non mi dispiace particolarmente deve aggiustare il tiro perché quei tiri dalla distanza non possono esistere però quando è iniziato a dialogare anche con Ildiz non mi è dispiaciuto e si vede che qualitativamente quel qualcosa in più lo può dare è un giocatore grezzo in questo momento sul quale si può lavorare appunto Ildiz voto 6 entra e le cose migliori le fa quando va a scambiare con Alcaraz appunto poi ho visto che si toccava anche un po' nell'inserzione tra il... Sotto chiappa e la coscia. Spero niente di grave, magari ha sentito un po' pizzicare, però poi è rimasto in campo. Ha giocato la sua partita. La valutazione è un 6, perché comunque la differenza poi non l'ha fatta. Ci sono stati un paio di spunti interessanti, però anche da lui, come da Chiesa, voglio quel qualcosa in più. So che è difficile richiederlo a un ragazzo di 18 anni. So che non ne avrei nemmeno il diritto di richiederlo a un ragazzo di 18 anni. Ma questo è ragazzo di 18 anni che sa giocare a pallone, che ha delle qualità, delle caratteristiche importantissime. E quindi devo chiedere per forza di cose in questo momento quel qualcosa in più a quelli che so che me lo possono dare in campo. Voto 5 5,5 UEA. Ecco, UEA è uno di quelli che invece non mi sta convincendo. Ma da inizio anno eh, mi sembra sempre né carne né pesce. Eh, non lo so fatemi sapere un po' la vostra ma un giocatore che, che non mi ha conquistato avrà sicuramente il tempo per farlo perché è appena arrivato alla Juventus la sua prima stagione alla Juventus fino adesso onestamente non sono particolarmente convinto senza voto Milik entra veramente per pochi istanti così come eh, Ealing che entra al posto di McKenny, che si fa male difficile trovare una valutazione per questi giocatori che giocano veramente eh, troppo poco anche se ci sono stati anche un paio di palloni sbagliati eh, da Milik ma Sembra un azzardo poi dare una valutazione negativa. Diamo senza voto perché il minutaggio ci, ci impone di dire così. E quindi questa è la mia analisi su Juventus Frosigno 3-2. Io con questo video vado a concludere tutto quello che è il trittico di contenuti relativi a questa partita. Trittico come i tre punti, trittico come i tre gol della Juve. E vediamo vediamo un po' Atletico anche come le partite complicate di questo marzo che sono Napoli, Atalanta e Lazio eh, adesso si inizia a, non fare, a fare sul serio, non, non si può più scherzare, se le squadre eh, comode fino adesso ci hanno dato un output così eh, severo dal punto di vista dei risultati, adesso bisogna rimboccarsi le maniche e farlo sul serio perché se no si rischia davvero di, di fare delle brutte figure e, e di scappare con la coda tra le gambe buon lunedì Ciao